a tutte ragazze, allora inizio questo video che tardi, che sera, perché praticamente sono con Celeste qui, dopo vi facciamo vedere la stanza, però adesso l'abbiamo tipo già tutta disordinata perché abbiamo fatto le corse per prepararci. Siamo con Marta, il suo fidanzato, siamo ospiti da Equilibra, che stasera ci sarà appunto l'elezione della nuova Miss Equilibra Campana. Io ho scelto un outfit non troppo adeguato perché a casa si moriva di caldo, mentre qui dove stiamo adesso fa un po' più freschetto, anche perché siamo in alto, siamo in montagna. Ho messo queste collanine, ne ho messe 3 di 5. Queste sono quelle che ho preso in un vecchio, fece vedere nell'ultimo vlog, le avevo prese da Stradivarius, soltanto che a Celeste funziona la wifi di questo B&B, però a me no. Però per essere un B&B è veramente molto 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 carino, anche il bagno è bellissimo. Comunque non c'è uno specchio intero, quindi cerco di farvi vedere così la panoramica. Ho messo questo top crop con questa gonna e tacchetti bassi. Adesso ho appena finito di truccarmi, secondo me tra poco si fanno le pieghette, metto un po' di questo prodotto di Urban Decay, l'All Nighter. Era praticamente già da un po' di tempo che sapevo appunto che dovevamo venire qui. Molto carino e rilassante, anche per staccare un po' la spina adesso. Ci voleva, ci voleva. Siamo immersi nel verde e sotto c'è una jacuzzi super riscaldata e quindi io ho portato anche il costume, mai come questa volta, ho portato il costume e ho detto bah. Se domani mattina riusciamo, insomma, vogliamo andarci a fare un bagnetto nella jacuzzi tutti e quattro, anche con Marta e Gennaro. Guardate, è tutto verde. Come si apre questa finestra? Come si apre? Ok. Ma siamo immersi nel verde. Tutto, praticamente tutto, però questo è il lato del retro. Non è che si vede proprio tutto qui perché siamo appunto qui a faccia all'altro lato, però ragazze, ci sono delle zanzare assassine. Cioè, io ho le zanzare a casa, cioè, ma queste sono proprio assassine. Un secondo mi hanno fatto, io non è che si gonfiano i miei morsi di zanzara, no, ma qui sono stata un secondo e si sono gonfiati questi morsi incredibilmente. Dai, vi faccio vedere la panoramica, però non vi scandalizzate perché ormai è già tutto sotto sopra. Allora, questo è il letto. Se non sbaglio è quello di Ikea. Comunque era carino con tutti i cuscini prima che io ci mettessi il mio top, il mio jeans, i miei trucchi. Ci sono i comodini lì. Anche dall'altro lato mi sono già impossessata. Eccolo qui. Ciao, amore. Un bacione. Ciao. Guardate che c'è in mano. Che cosa? Ha fatto Ah, un attimo il dentifricio. una lavata ai denti, Prima c'avevi il giustamente. pettine, però. Ti Eh sei sì, sono un attimo impettinato. pettinato. Sono attaccato. Ti hai fatto la gamba. E qui, bellissimo per fare il. Ah, stai facendo vedere il nostro Sì, disordine, amore, non fa niente perché ormai ce l'abbiamo fatta. Qui, vabbè, ci possiamo fare il tè, camomilla. Qui ci sono i pennelli, le palette che mi sono portata per truccarmi. Ho fatto un trucco leggero, però soltanto le labbra sono più accentuate. Questa poltroncina che è carinissima. Anche la portiamo a l'armadio. casa, sì. Sì, ce la portiamo a casa. Lo so quanto ti improfumi. Sei pronto, eh? No. Perché devi andare a vedere le miss tu. Certo. Vaffanculo, stronzo. Io già sto nervoso. Sei una stronza, stupida. Stupida? Che ti stai aspettando il bacetto? No. Ho uno cazzotto in faccia. Un Baci Judy. Ma bacio di giù perché tu ci hai messo 1 ora e 3 quarti quando mai che ci ho messo un bacio? Non è vero, perché per siamo arrivate alle farti 7 qua sopra. un attimo Però una niente, perché pitturata. siamo arrivate alle 7 qua sopra e già sono pronta da 10 Ho minuti. capito, e io tutto in 10 minuti vorrei Ma precisare. perché tu ti devi No, truccare? non mi devo truccare, però una cacchina veloce. D'amore, mi piace il mio outfit. È naturale. Sì, mi piace, però secondo me ti congeli, te lo voglio Ok, dire. pensavo che dicevi qualche altra Sei un cosa. po' prostituta, Amore, però. vaffanculo, questo sapevo. Io lo sapevo. La gonna è abbastanza lunghetta, arriva qui sopra le Voglio ginocchia. fare un Però sondaggio alle ragazze. dimmi, dai. Allora, il bottone, secondo voi, Sì. così No, ho sbottonato. o così? A me piace più da cafone, sbottonato. Cafonissimo, vabbè.
però è tutto questo, ma non ti sei mai fatto il problema di buttonarti qua perché devi vedere le miss? No, perché comunque è una questione anche perché sono affiancato a Fatima Turner, non posso sfigurare, perciò... Che c'è? Sto affiancato a Fatima Turner. Comunque non è vero, perché devi andare a vedere le miss in costume. No, ma tu sei bellissimo, tu sei tu la mia miss. Fasullo. Non ti ha sporcato una tinta labbra, caro? Sì. Sì, e le mie tinte non sporcano. Fatemi vedere, Marta, se sta qua. Aspetta. Marta? Amore? Sei nuda? Siamo di Gennaro è vestito? Sì. Adesso sono nella stanza di Marta. Ah, la tieni pure tu il casino. Guarda quanto è bella. Ciao, che belle tete che non ho. Che belle tete. Guarda che bella, è tutta in lungo. Grazie amore. Ma stasera deve sfilare. Sì, ma che cadrò. Questo vestito mi va a lungo anche con i tacchi. In queste cioè, belle cosce. Mettiamoci il punto che mi va a lungo anche con i tacchi. Perfetto. Vabbè, ma... Ti piace il mio ordine? Ma non è normale. Sì, anche io sono abbastanza ordinata. Soltanto che penso che queste cose che c'hai qua fuori devi portarle dentro. Sì, adesso le porto. Ah, vabbè, ma le hai già sistemate. Io mi sono truccata fuori. Sì, no, io si vedeva bene lo specchio dentro. Alla fine il make-up che ho fatto è bellissimo. Sugli occhi è leggerissimo. E ci ho messo il rossetto rosso. Infatti, ma non serve il make-up, è bella sempre. La mia patanona, cucciolona, è bella sempre. Cucciola, aspetta, fammi togliere da qua. Ho sporcato il tavolo alla signora, ora sto pulendo. Signori, la Miss Equilibria, appunto, nazionale 2017, Marta Cerreto e Campana, una ragazza di Limatola, provincia di Benevento, ha vinto il titolo nazionale, eccola! Bene! È un piacere avere fashion blogger, si tratta di Fatima Durni, benvenuta anche a te. Ogni tanto cadono delle gocce d'acqua. Buonasera. E allora... Quella è la tua birra? Sì. Me ne dai un po'? Sì, e un po' a me ne dai? Siamo a cena? Non so, stiamo aspettando le nostre e io ho preso una birra da Buona Miss. Sono ex Miss, quindi me ne frego. Shin, vai! Viva la cellulite! Sì. No, viva la cellulite! Non è vero, noi non ne abbiamo così tanta fatica, ma per esempio non ce l'ha proprio. No, ce l'ho. Poco, vabbè. Hai capito niente? Però c'è. Fatima è la mia Emily Ratatouille. Questa è nata questa parte. Cioè chi è Emily Ratatouille? Se vedete Fatima dal vivo, ha un fisico perfetto, un culo spettacolare. Vabbè, ma Marta... Marta c'ha il feticcio sul mio culo. No, il culo spettacolare. Cioè, è innamorata del veramente già incorniciata. È innamorata del mio culo. Fatima non serve feticcio. La colazione. Allora, dopo aver fatto colazione in completa solitudine, cioè, perché se non mi prendo il caffè la mattina, niente. Salgo sopra perché qui sto congelando, anche se c'è il sole. Di là c'è la jacuzzi, però... Avevamo previsto di fare il bagno tutti e quattro lì, però penso che stiano ancora tutti dormendo. Io sono l'unica pazza sveglia, ma avevo bisogno di prendere un po' di caffè. Che pace, cioè se non c'è una pace qui è assurda. Buongiorno. Ok,
sono in costume adesso perché stiamo andando a fare l'idromassaggio giù. Ora stanno nell'idromassaggio. Noi ancora no. Però andremo adesso subito anche noi. Siamo stati un po' nella piscina, no? Nell'idromassaggio. Poi abbiamo preso giusto nemmeno 10 minuti di sole. Adesso ci siamo cambiati che andiamo a pranzo fuori. Insomma, io, Celeste, Marta e Gennaro. Siamo pronti? Sta mettendo il navigatore? Sì, perché non si fida di me. Dice che io mi perdo e quindi... Ma ragazzi, che cosa strana. Infatti ieri per arrivare qua ci ha portato in una casa di un vecchietto e diceva continua per questa strada, ma non c'era più strada, c'era un sentiero e non c'erano nemmeno più case. Poi Gennaro ci ha inviato la posizione e con la posizione ci ha inviato una posizione totalmente diversa. Tutto questo con due navigatori diversi e due cellulari diversi. Cioè, proprio la sfiga ieri. Questa è una pianta di ulivo. Sono tipo terrorizzata quando li vedo. Si parte! Yay! Allora, quello è il secondo di Marta, uno stinco, che pesa più di me. Ma perché stai bucato con questa? Perché non voglio che mi prendi. Buon appetito! Allora ragazze, sono in albergo, però non so se vi ho spiegato bene perché io ho fatto una storia su Instagram. Ieri sera quando sono tornata a casa, non sono tornata a casa perché vabbè, mia mamma comunque me l'aveva già avvisato, c'era una strada chiusa nella zona dove c'erano c'è casa mia, non facevano solo scendere, non facevano appunto entrare perché hanno evacuato. Sì, penso che ci siamo messi a un brutto posto. Dieta. C'è mia nipote qui che ha vissuto tutto come un gioco. Ha detto finalmente andiamo in una nuova casa. Davy, dove sei? Vieni qua. Vuoi salutare le nostre amiche? E le dici dove siamo? No, scusa. Ti piace questa stanza? Mi piace troppo, è la nostra casa nuova. Questa è la nostra casa nuova, infatti perché abbiamo preso, cioè ci hanno dato un appartamento perché abbiamo spiegato la situazione. Alla fine c'erano un sacco di persone della mia zona che sono venute qua, che soldi che abbiamo dovuto spendere noi. Però è carino, è un appartamentino. Infatti c'è il soggiorno, ci sono mia sorella e mia nipote, la cucina, quindi c'è il divano, qui lo specchio. Io sono con gli abiti che avevo ieri e la valigia, fortunatamente c'avevo la valigia con tutte le cose dentro che mi ero portata, tipo sta ancora il pantaloncino. Ero portato solo pantaloncini, trucco, mutande e costume lì. Questi sono due lettini qua dove abbiamo dormito io e mia mamma. Qui c'è il bagno e qui c'era la stanza dove hanno dormito appunto mia sorella con il suo marito e la bimba. Adesso andiamo via. Oh, se ho 3 ore di sonno in questi 2 o 3 giorni, cioè perché c'è stato solo un giorno dove sono riuscita a dormire dopo l'incendio, fortunatamente casa nostra si è salvata perché altre case sono andate a fuoco. Mamma mia, povera gente. Sto piangendo da ieri. Quando sono tornata a casa e iniziavo a vedere il Vesuvio da lontano, c'era un fumo. Ci ho detto mamma mia. Quando sono tornata mi sono ritrovata la strada di casa mia chiusa, che non si poteva salire, cioè mi facevano solo evacuare. Non so, sono stata proprio male. Mi ero rilassata. Ho detto mamma mia, ma perché? Cioè ragazze, veramente. Ero andata per questo evento che, cioè, io non è che non ci volevo andare, però sapevo già da tanto tempo che dovevo andarci. Ho detto ok, la prendo, ci vado, mi svago un po'.
E effettivamente ci siamo divertiti con Marta, poi sono andata poi la sera a casa di Marta, ci siamo divertiti e mi sono svagata un po'. Poi mi sono svagata a metà perché sapevo che si stava, c'era un po' di fuoco, però pensavo che lo spegnessero. Però mamma mia, non lo so, l'inferno proprio. Ho passato un po' l'inferno, perché poi sono ritornata a casa e mi sono ritrovata la stessa identica situazione, peggio, peggio di prima. Mi stanno chiamando, dobbiamo andare, prendo la valigia e ci sarò. Vorrei ritornare a dormire a casa mia. Come vi dicevo su Instagram, siamo tornate un attimo a casa a prendere un po' di cose, adesso andiamo via. Perché io già avevo la valigia, giusto perché appena tornata da quel viaggetto, perché se no non c'avevo nulla. Infatti adesso non abbiamo nulla, prendiamo qualcosina, andiamo via, di vestiti, qualcosa. Ci sono i pompieri fuori al viale, ragazza, c'è cenere ovunque, si respira fuori, ci sono animali a terra, anche per dirvi vespe, insomma animaletti, anche insetti, lo stanno facendo una pena, perché se stanno morendo, cioè stanno morendo, stanno morendo, stanno a terra e come se avessero le convulsioni, stanno morendo asfissiati. Forse può sembrare strano che in un momento del genere io stia facendo un video o vi stia raccontando qualcosa, però credetemi, accendere tutti i messaggi che ho avuto può essere stata una forza incredibile. E accendere la fotocamera, pure solo un minuto per parlare, per sfogarmi, mi fa stare tanto bene, sento il calore di tutti voi. Un bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ho detto, ora registro il video vlog, che sono andata là, tutto bello, basta, basta i miei misteri. Mannaggia morte. Ciao.